Siamo nel cuore del centro storico di Palermo, Piazza Marina e dintorni, e andiamo a conoscere Riccardo, che è il proprietario di questo negozio, che si chiama Usa Sfuso, detersivi alla spina. C'è scritto spingere. Si parla di zero impatto ambientale, chilometro zero. Noi siamo in un negozio dove si fa questo, dove c'è la valorizzazione del territorio. Vero Riccardo? Ciao, ciao. Caro. Piacere di conoscerti. E allora, dimmi tutto della tua idea di questo splendido negozio che hai tirato su. È un'intuizione che già c'è da qualche... L'intuizione già ci piace. Cioè, è un'intuizione che già è venuta a qualche imprenditore un po' di tempo fa. Cosa che si fa? È una birreria questa? No. No, come non è una birreria? Allora, ti posso... Io sono entrato per questo. No, ti posso dire che tra l'altro noi abbiamo scelto proprio questa zona che è popolata di multietnie, moltissimi turisti, tedeschi, australiani, hanno fatto fotografie, diciamo che questo format ha attratto moltissimi. Mi dici che fai qua? Cos'è qua? Cosa allora, si spilla qua? Allora, devi pensare che qua hai tutta quella che è la detergenza che serve all'interno di una casa e tutto quello che occorre a livello professionale per alberghi, imprese di pulizie. Quindi in uno spazio così ristretto tu trovi tutte quelle che sono le esigenze. Tutto il progetto in pratica parte da questo aspetto qua. Cioè tu devi pensare che tutto questo sino a ieri era semplice immondizia, mentre invece realmente questa è diventata una risorsa. Perché quindi recuperiamo quello che andava gettato. Invece noi abbiamo una riduzione del 100% della plastica, è una riduzione a discarica ovviamente della plastica, è una riduzione del costo, perché tu devi pensare che questo ha un prezzo, cioè il bidone, il contenitore ha un prezzo, le varie etichette hanno un costo, il tappo ha un altro costo. Se tu dal prodotto finito togli tutti questi costi e paghi la materia prima, certo, tu hai un abbattimento del costo che è incredibile. E questa cosa, devo dire... Avendo lo stesso prodotto, no? Avendo... Un prodotto equivalente. No, tra l'altro devo dirti che... Ok, che è meglio il suo, è normale, cioè che mi no, devi pensare, effettivamente è vero, perché il prodotto confezionato può nascondere logiche di marketing di qualsiasi tipo. Non solo tu non paghi il contenitore, però noi sottraiamo il peso del contenitore. Okay, al venduto. Esatto, e quindi noi facciamo la tara. Fai conto che questo bidone pesa 115 grammi che tu andresti a perdere se non avessimo fatto la tara, perché il prodotto viene venduto a peso. Ok. Entriamo nel vivo della cosa. Allora, tu scegli un prodotto, detersivo per i piatti. Okay. Per i piatti si schiaccia il bottone. Bellissima questa cosa. Sì. Non c'è minimo, dico teoricamente tu. Quindi posso scegliere anche tu. Potresti comprare anche una goccia, in teoria. Alla fine poi prendi il prodotto, lo mettiamo sulla bilancia, scegliamo quello che è il prodotto, esce un'etichetta adesiva. Con questa etichetta adesiva tu hai tutta una serie di informazioni. Prima di tutto non sbagli, perché quando usi contenitori diversi potresti rischiare di confondere il prodotto. Ho comprato 30 centesimi di prodotto. Tu hai comprato, cioè praticamente 30 centesimi di prodotto. Cosa che non si potrebbe fare al supermercato. No, non lo potresti fare, tra l'altro non a questo prezzo e con questa qualità. Certo. Una cosa su cui abbiamo lavorato moltissimo è quello apparente della comunicazione, perché solitamente i negozi detersivi sono tristi. È vero che c'è una crisi, ma dovremmo un pochettino tenerci un po' più allegri. Quindi le persone che vengono qua gradiscono, diciamo, l'accoglienza, il format con i suoi colori e ovviamente il servizio. Quindi, insomma, se... E poi i gestori che sono sempre col sorriso. No, si incontri tre volte e sì, sempre il sorriso in faccia. Dovremmo avere una faccia pulita, considerando che la battuta è terribile comunque. Come parlavamo di isola ecologica, di riduzione al 100% della plastica, di un costo a questo punto del prodotto finito bassissimo. E quindi bisogna sottolineare che questa azienda è un'azienda che produce in Sicilia, e quindi possiamo parlare di chilometro zero, possiamo parlare di una produzione con 100% di fotovoltaico, e questa azienda si è organizzata sul territorio creando delle affiliazioni, diciamo una sorta di franchising. Ok. Questo rapporto di collaborazione è cresciuto e io, per quanto riguarda la Sicilia occidentale, sono il referente per queste aperture e per la logistica. Abbiamo appena aperto a via Terrasanta,
al Borgo Vecchio, che è un posto, devo dire, importantissimo. Isola delle Femmine, abbiamo aperto a Fulgatore, abbiamo aperto a Campolice di Roccella, abbiamo un altro negozio a Siracusa, a Bizzini. Ti faccio l'ultima domanda. Piazza Marina e dintorni. Piazza Marina e dintorni racchiude la diversità dei servizi che sono in una porzione della città e li mette all'interno di un circuito. È come se fosse un internet sul territorio. E quindi è il concetto del distretto industriale, che poi effettivamente ha un nome preciso che si chiama centro commerciale naturale. Naturale. Da Viaggio in Sicilia è tutto, però ti devo dire una cosa, che bomba sti prezzi, oh. Io domani sono qua, ok? Oggi no, domani. Devo dire, lo immaginavo. Domani io oggi. Lo immaginavo. Ciao. Ciao.